Siamo alla vigilia dell'emanazione definitiva dei decreti sulle rinnovabili, che purtroppo sono nati storti. Il legno storto è difficile da raddrizzare, quindi anche auspicando degli aggiustamenti in queste ultime ore, magari rispettando le richieste delle regioni, che in molti casi sono migliorative dei decreti, temo che noi avremo alla fine un risultato che invece di promuovere le energie rinnovabili, cioè quel pezzo di green economy che aveva già dimostrato la sua capacità anticiclica, che cioè in un momento di grave crisi economica era riuscito invece a dare occupazione e lavoro, poteva esprimere al meglio in alcuni casi anche il made in Italy vero, penso alle filiere delle biomasse, penso alla possibilità di inserire il fotovoltaico in maniera intelligente nell'architettura, insomma si poteva fare molto di più, invece si ostacola. E si ostacola soprattutto in quel pezzo delle rinnovabili che è un po' più grosso, un po' più, che permette delle potenze un po' più grosse. Penso appunto agli impianti eolici, quelli che soprattutto sono sottoposti al regime delle aste, un regime che in nessuna parte del mondo ha funzionato e funziona. E quindi io temo che noi da qui a un anno dovremmo di nuovo rimettere le mani sul sistema. Sul quadro degli incentivi, che è la scelta peggiore, perché ciò che dovremmo fare è invece dare agli operatori, ai cittadini, la certezza che il quadro resta immutabile e che casomai si interviene soltanto sulle tariffe che devono adeguarsi al cambiamento del mercato, cioè all'innovazione tecnologica. Purtroppo il governo ha scelto una strada che non è quella giusta. Mi auguro che la forza dell'imprenditoria, del genio italico, della possibilità di andare avanti, si riesca in qualche maniera a rendere meno dannosi e gravosi di quello che sembrano oggi i decreti del governo.